La salvaguardia del territorio e anche quello delle coste rientra tra le prerogative dell'Arma dei Carabinieri per il controllo del territorio e permettere ai bagnanti di poter avere la possibilità di fruire delle bellissime spiagge calabresi in maniera sana, salubre. E in questo ambito si inquadra l'operazione denominata WAVE, disposto dal Comando Legione Carabinieri Calabria, in osmosi operativa con il personale della Capitaneria di Porto, i Carabinieri Forestali, le articolazioni speciali del NAS e del NIL di Catanzaro, al fine di permettere di controllare le attività che sono molto frequentate dai bagnanti, non solo locali ma anche dai turisti da ogni parte d'Italia che frequentano le coste calabresi nel periodo estivo. L'attività congiunta con l'Arma dei Carabinieri permette sicuramente un maggior controllo del territorio, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, al fine di garantire il rispetto della legalità. I controlli hanno riguardato quindi stabilimenti balneari, strutture ricettive che in questo periodo sono molto frequentati dai turisti provenienti da ogni parte d'Italia e non solo. Nell'ambito di questi controlli sono stati ravvisate delle mancanze sia a livello autorizzativo, l'irregolarità di lavoratori impiegati e anche quello riferito alla mancata tracciabilità dei prodotti. Pertanto sono state elevate sanzioni sia amministrative che illeciti penali. I controlli che generalmente noi facciamo nel periodo estivo vanno dal controllo del rispetto della sicurezza di ordinanza balneare, quindi tutte quelle che sono le dotazioni degli stabilimenti, così come anche aspetti di carattere ambientale e soprattutto demaniale. Nello specifico negli stabilimenti balneari che abbiamo controllato fino ad ora, abbiamo controllato, oltre al rispetto dell'ordinanza, controlli ambientali, demaniali e anche tutta la parte relativa alla ristorazione, alla tracciabilità del prodotto ittico. Nei controlli ultimi che abbiamo fatto sono stati sanzionati amministrativamente dei ristoranti per la tracciabilità del prodotto ittico e deferiti all'autorità giudiziaria penalmente per occupazione abusiva di area demaniale, in occupazione e in innovazione abusiva. Io vengo in questo posto, Giovino, quando qua era un deserto, quindi parliamo di 45-50 anni fa, e l'ho visto crescere, svilupparsi. È la prima volta stamattina che vedo la guardia costiera con un carabiniere che facevano delle misure, presuppongo per controllare se la concessione è stata rispettata di questo posto. Qualcuno direbbe, mi sembra cosa buona e giusta. Quindi se lo Stato non effettua i suoi controlli, qua sapete che vediamo? L'arrembaggio.